quanti dentro me. Il ruggito dello Zaccaria che squassa già le vene. Il dolore ormai è storia, frate, non ci penso più. Dall'anima con rabbia, Dio per sempre, Dio sporti. È il tempo del riscatto per la mia terra, per i miei fratelli. Sempre col sorriso, nonostante campi maledetti. Agli agguati nelle piazze che qualcuno già dimentica. La gente come noi non molla mai, quindi evita. La gente trema perché siamo dappertutto. Dall'America all'Olanda, da Bari alla Liguria. Dalla Toscana al Veneto, da Roma alla Germania. Mitico c'ha nel po' ci fa sentire tutti quanti a casa. Perché siamo tornati e non ci fermeremo. Il sangue rosso nero e vi travolgeremo. Bandiera al vento non abbiamo tolte, sai. Foggia siamo noi, non dimenticarlo mai. Buonasera, buonasera a tutti. Sono le 23:03 minuti del 13 aprile 2018. Parte la puntata numero 124 della Partita dei Mitici. E la notte di Foggia Ascoli, la notte del 3-0, la notte in cui i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare. Hanno vinto per la seconda volta consecutivamente senza prendere gol. 4-0 alla Cremonese, 3-0 all'Ascoli. Sul campo il discorso salvezza è chiuso, vedremo se sarà necessario fare altro. Però io credo che questo sia il momento in cui ognuno di noi debba capire che abbiamo un ruolo, un qualcosa da fare ognuno. I calciatori devono pensare a giocare e a vincere, lo stanno facendo. L'allenatore deve mettere in campo la squadra e motivarla bene, lo sta facendo. Ci sarà chi dovrà occuparsi di altro. I tifosi, è inutile dirlo, non hanno mai smesso di fare quello che devono fare. Io ho il piacere di avere un po' di gente qui con me oggi, ve li faccio vedere. Abbiamo una rappresentanza di foggiani all'estero. Abbiamo Manu dalla Germania, da Münster. Ciao Manu. Buonasera. Buonasera. Buonasera, intanto prendiamo anche la telefonata di Marco. Marco, rimani in linea. Abbiamo ciao. Allora, insieme a Manu, che insomma è uno storico della nostra trasmissione, e c'è anche il nostro amico Benito dalla Norvegia. Ciao Benito. Oggi in Norvegia c'è. E poi abbiamo anche una novità. Abbiamo Enzo. Enzo che chiama da Napoli, ma non Napoli quella che pensate voi, Napoli in Florida. Naples, dilla meglio tu da dove chiami, dai. Naples. Naples. Però in Florida, benissimo. Allora, adesso io farei iniziare, diciamo, intanto che vi ho presentati un pochettino, vorrei far fare il primo intervento. Oggi saremo molto rapidi, lo spero, in modo che facciamo parlare tutti quanti. E intanto prendo un'altra, c'è Marco già al telefono, prendo anche la seconda telefonata. Donato, abbiamo già due amici. Partiamo. Sì, salve a tutti, rimanete in linea, sapete, rapidità a tutti perché siete in tanti, l'orario si vede che piace perché state tutti quanti qui. Adesso aggiungo anche i commenti su Facebook. Francesco da Prato, lo conoscete, non ve lo devo presentare. Vediamo qui, continua. Marco, ma ci sei? Sì, sono, cade sempre la linea, non so perché, devo prendere secondo. È strano, però perché... l'altro c'è, vabbè, allora vuol dire che rimani qui, adesso vediamo. Allora facciamo così, riavvio un po' perché continua a cadere la linea ed hai ragione, io riavvio il VoIP, se dovesse cadere ancora la linea avete capito perché, e intanto facciamo parlare Francesco. Vai Francesco. Ciao a tutti, saluto tutti gli amici, qui Manu in particolare, ma Michele, Enzo, Benito, vedo molto piacere, mi fa vedere Enzo dalla Florida, comunque Pierluigi, mi dispiace scusatemi se ho dimenticato qualcuno. Dunque vorrei fare un'analisi sulla partita,
perché poi di questioni diverse ne ho parlato nella clip. Beh, oggi ho visto una, come avevo già visto col Cesena, con la Pro Vercelli, con la Cremonese, ma un po' con tutte le squadre nel giro di ritorno, ho visto una squadra superiore di una categoria all'avversario. L'Ascoli veniva da 4 partite vinte, da 3 partite vinte ad un pareggio, era la squadra forse più in forma del momento. Beh, il Foggia praticamente ha fatto un allenamento nel primo tempo, il secondo tempo, vabbè, abbiamo subito quei 5-10 minuti, la normale reazione dell'Ascoli, che comunque aveva fior di giocatori. Ricordate quel Varela che ci aveva fatto diventare matti a Pisa e che ci aveva punito a Pisa? Beh, l'abbiamo detto, un piatto che si gusta freddo. Il signor Varela se ne torna a casa con 3 pallette sulle spalle e ci siamo tolti definitivamente la questione Pisa dopo averli visti con piacere retrocedere in Serie C. Alla faccia della sportività, perché loro non erano stati sportivi. Ho visto una squadra in ottima forma, ripeto per la 49esima volta che io sono un grandissimo estimatore di De Zerbi, che porto nel cuore ancora adesso, ma bisogna dare atto a Stroppa di far giocare questa squadra in una maniera straordinaria. Io l'ho detto mille volte in televisione, a Kickoff, qui sulle mie clip ho scritto: Stroppa fa giocare questa squadra in una maniera straordinaria. Il primo gol oggi credo che l'avrò visto fare a Zeman. Sì, forse anche De Zerbi, mi ricordo il 2-2, credo, con la Paganese di Chiricò, ma insomma è stata un'azione corale, meravigliosa, tutta di prima, con un ragazzo in forma straordinaria. Ma oggi in forma erano tutti. Ho visto Greco in grande spolvero, ma lo stesso Deli, Zambelli, ma insomma farei fatica a trovare un giocatore che ha fatto il Calabresi, che mi ha scoperta, ecco, qui magari una tiratina d'orecchia Stroppa gliela farei, dice: ma dov'era sto ragazzo? Fino a ieri, se avessi giocato al posto di Martinelli con l'Empoli, staremmo parlando di un'altra partita. Per quanto riguarda la questione playoff, io, tu lo sai, Biagio, è da tempo che dico che il Foggia è una squadra da playoff, ma il Foggia è una squadra nel giro di ritorno da promozione diretta, perché escluso il secondo tempo con il Brescia, gli ultimi 15 minuti a Parma e quei 5 minuti tremendi tra il decimo e il quindicesimo tempo del primo tempo con l'Empoli, io una squadra superiore al Foggia non l'ho vista, le ho viste tutte inferiori, Empoli compreso. Ricordatevi che dal primo minuto al secondo tempo il Foggia li ha messi a una porta, i signori dell'Empoli, i grandi campioni dell'Empoli. Poi Martinelli, purtroppo, non lo voglio colpevolizzare, ha fatto quel regalo e sul 2-0 la partita è finita. Nei playoff, se noi arriveremo ai playoff, e io non voglio parlare, guardate, di questioni di insomma che sapete tutti, lasciamo perdere momentaneamente. Se arriveremo ai playoff, il Foggia secondo me le vince tutte, le prossime partite le vince tutte. Se arriveremo ai playoff, il Foggia farà paura a tutti per due motivi: uno, perché siamo fortissimi fuori casa, e due, perché giocheremo sempre in casa. Perché se a Parma eravamo 5.000 di Juan Michele la volta scorsa, se andiamo ai playoff e incontriamo il Parma dovranno fare un tardini nuovo, perché saremo 12, 13, boh, non lo so quanti mila saremo a invadere Parma. Chiudo, saluto tutti, vi aspetto con le mie dirette, mi raccomando, le mie dirette, siamo già pronti col furgoncino a Terni, dove avremo anche pronto? Pronto, rimani in linea, rimani in linea, siamo già in diretta. Vai Francesco. Ciao Biagio, ciao. Risaluto tutti, Biagio, risaluto tutti, puoi staccarmi perché è giusto far parlare un pochino tutti. Quindi abbraccio tutti, ciao, Francesco. Chi è che saluta Francesco? Ti salutano i foggiani in Friuli. Biagio. Non fate confusione, Biagio. Calmo. Chi è? Siete sempre meravigliosi. Biagio, sono Nicola da Parma. Nicola, rimani in linea, sei già in diretta, rimani in linea. Sì, abbraccio pure Nicola, sì. Grandissimo amico mio, abbraccio anche Nicola, vi saluto, ciao, vi abbraccio, ciao. E forza Foggia a tutti. Grazie. Benissimo, allora saluto, vediamo se riesco, ciao, a recuperarmi, perché oggi siete indisciplinati, però è bellissimo. Saluto, allora, calma, silenzio, state buoni. Saluto Francesco che è andato via, grandissimo. Volevo un po' riprendere l'ordine. Allora, gli amici in Friuli, siccome il Friuli è lontano quando si parla dell'Italia, state calmi. Abbiamo gli amici dall'estero, guarda quanta bella gente c'è qui. Allora,
Allora, noi abbiamo... Prendiamo un attimo il fiato. Sconvolgiamo l'ordine, perché sennò questi ci rovinano la trasmissione. Fermi un attimo voi che state all'estero. All'estero adesso... Noi ci portiamo un attimo in Friuli. Ciao, bellissimo. Allora, mi tolgo io davanti. Vogliamo far fare l'intervento agli amici del Friuli? Allora... Che lambarena qui. Allora, un po' di ordine. Biagio. Sì. Vai. Biagio, scusa vai. un attimo se ti disturbiamo, Biagio. Dimmi. Però siccome mia moglie deve andare a letto, allora volevo prendere un attimo la linea. Fai tu, parlate, avete il microfono, un minuto per voi. Ok, Biagio. Allora, oggi siamo tutti a casa mia, qui naturalmente il presidente Cervera, Borghetti, salutiamo Brillantino con le nostre mogli. Eccole. Bambini. Ciao, Biagio. Ciao. Biagio, saluta. Ciao. Biagio. Ciao. Allora. No, non cominciamo. Ho capito che... Ma non è etico che diciamo queste cose ai bambini. Hanno cantato, è stato cantato. Biagio. Di chi è che parla? Chi interrompe? Pronto. Chi sei? Nicola. Biagio, sono Biagio. Sì. Nicola da Parma. Nicola, dimmi. Ciao. Nicola. Volevo salutare. Dimmi tutto. Pronto? Allora, Nicola, aspetta un po'. Sei in linea, ti sentono, ma facciamo parlare gli amici in Friuli, perché hanno da mettere a letto i bambini. Ok. Allora, okay. Allora, forza, che i bambini devono andare a letto. Va a Borghetti, allora, Biagio, ti passo a Borghetti. Cinque poggiali, canto solo per te, ovunque andrai sale, sempre ti sostenere. Oh. Allora, Biagio, siamo a Pordenone oggi praticamente. Biagio, molto certo. Eccoli lì. A Pordenone. Va bene. Biagio, dimmi. Una domanda classica mia, Biagio, due secondi. Di. I tirapiedi non stanno, Biagio. Non ci sono i tirapiedi. Allora, a parte infatti. No, a parte i tirapiedi, Biagio, ma ora veramente ci credi questi playoff? A chi? Allora, tu, Biagio. Io, allora, secondo me noi siamo assolutamente in grado di arrivare, ci siamo, ci manca veramente un punto. Il problema potrebbe nascere fuori dal campo. Io dico che ognuno deve fare, l'ho detto prima, ognuno deve fare la propria parte. Tu non chiederai mai a un tifoso di parare un rigore, non chiederai mai a un avvocato di tirare un calcio di rigore. Quindi noi facciamo i tifosi, loro vanno in campo, qualcuno si deve preoccupare di difendere in maniera adeguata la società nel processo sportivo. Facciamo ognuno il proprio lavoro, perché magari poi ci riesce meglio. Biagio, noi abbiamo già vinto, Biagio, sia sugli spalti che come la salvezza quest'anno. In campo, infatti. Abbiamo già dato poi per se... noi. I playoff sono un premio per tutti. Saranno. Certo. Se le istituzioni, se tutto il resto sono contro Foggia Calcistica e Foggia Città, noi comunque seguiremo sempre, ovunque e dovunque il Foggia. Perché questi colori noi ce li abbiamo nel sangue, Biagio, come tantissima gente. Ma chi è qui a quest'ora? Biagio... Vedi, chi è qui a quest'ora alle 11 a parlare di calcio fra amici lo fa solo e soltanto perché c'è una grande passione. E se adesso, oltre a voi che siete in Friuli, c'è qualcuno che è collegato sopra di voi dalla Borghetti, sì, c'è Borghetti, ho capito, però piano col Borghetti. C'è qualcuno in America in questo momento collegato, in Germania, in Norvegia, e secondo voi dalle altre parti hanno la stessa capacità di aggregare? Io non credo. Se c'è gente così lontana fra di loro, la Norvegia, gli Stati Uniti, la Germania, il Friuli, insomma, voglio dire, siamo dappertutto. Allora, possiamo andare a letto i bambini? Immaginiamo chilometri sempre con te, fuggiauli. Vabbè, adesso mandate a letto i bambini. Salutiamo gli amici che sono in Friuli, sempre presenti.
Ciao ragazzi, vediamo la settimana prossima a Foggia, Biagio. Benissimo, allora ci vedremo nel sottotribuna, tanto mi venite a cercare lì e ci salutiamo. Alibando, sì, lasciate qualcosa anche per noi, Biagio, comunque se vuoi, noi sabato siamo a Foggia e ci possiamo vedere lì, Biagio. Benissimo, ci sentiamo in settimana e ci vediamo, sarà un piacere, sarà un vero piacere, come con tutti quanti. Benissimo, e noi però ci vediamo, attenzione, noi abbiamo una partita martedì, mica a Terni si va in gita aziendale, no? Quindi ci vediamo. Ciao, ciao a tutti. Allora, erano... Biagio. Chi è? Benissimo, a posto, ciao ragazzi. Allora, se i ragazzi dal Friuli ci lasciano, ciao, abbiamo al telefono, ciao ragazzi. Allora, Manu, oh, ma come eri tranquillo? Come eri tranquillo tu, Manu, in tutte le trasmissioni rispetto a questi scatenati del Friuli che sono uno spettacolo. Allora, al telefono da Parma, giusto? Nicola da Parma? Sì, ciao Biagio, ti ricordi? Sì. Allora, insieme della partita Foggia-Empoli è stato proprio bellissimo. Nicola, allora facciamo intervenire veloce a Nicola, ragazzi, 30 secondi però, perché abbiamo io volevo 10 secondi, io volevo salutare tutti, Biagio, sì. Un abbraccio a tutti, complimenti a voi, che io vi seguo sempre da Parma, quando scendo a Foggia ci vediamo sempre, è un vero piacere. Oggi è stata una bellissima partita, una partita, diciamo, di allenamento contro questo Ascoli che non c'è come squadra, però insomma è stata una bellissima partita. Benissimo. Ci crediamo ai play-off, ci crediamo. Noi ci crediamo, certo. Qua nessuno si tira indietro, non ci tireremo indietro noi, non si devono tirare indietro i ragazzi, non si tira indietro nessuno. E ripeto, c'è chi deve fare un altro mestiere, lo farà e lo farà bene. Perché chi lavora per il Foggia, certo, deve essere da vertice. Bene. Grazie Nicola, un abbraccio. Un abbraccio. Alla prossima. Un abbraccio. Ciao. Ciao a tutti. Allora, chiudiamo con Nicola. Abbiamo Donato da Lecce. Donato, i tuoi 30 secondi. Grazie. No, buonasera a tutti quanti gli amici e anche a te, Biagio. La partita è stata perfetta. Bella, giocata bene, anche in velocità davanti al centrocampo. Ha detto bene, abbiamo giocato a specchio, ma siamo stati superiori sotto questo aspetto. Sembrava che di fronte avessimo una squadretta da poco, invece il Foggia, giocando in quella maniera, l'ha resi... Aspetta, fammi prendere la telefonata. Allora Marco, abbiamo ripreso la telefonata, questa volta non cade la linea. Finisce di parlare Donato. Vai Donato, vai a chiudere. Stavo dicendo, sì. E niente... Praticamente abbiamo giocato bene, abbiamo fatto il gol che dovevamo fare e tutto il resto è andato tutto bene. La nostra partita è importante, molti vedo che credono nei play-off, perché no, si può fare, però è importante quella di Terni. Da Terni in poi possiamo verificare il tutto. Sono anche importanti i play-off perché eventualmente, disgraziatamente, ci dovessero dare una penalizzazione, sì. Porterebbero l'anno prossimo a stare più tranquilli senza penalizzazione. Praticamente che se arriviamo ai playoff, ci danno penalizzazione, ci tolgono i playoff, però l'anno prossimo partiamo tranquilli, sì, e non rischiamo niente. Questo bene, perché il campionato del Foggia, secondo me, l'ha già vinto. Superando i 50 punti, abbiamo già vinto il campionato nostro. Sì. Va bene, saluti a tutti. Grande Donato, alla prossima, un abbraccio. Ciao Donato. Ciao. Allora, con la velocità di Donato, anche Marco a fare la terza telefonata, così poi passiamo su Skype agli amici che sono su Skype. Marco. Che dire, io ormai della partita, dell'archiviazione della salvezza, abbiamo già parlato, la partita abbiamo, diciamo, riproposto lo stesso... diciamo Caravaggio che abbiamo messo in mostra a Cremona,
E a centrocampo Deli ha sostituito Benagnelli e siamo stati perfetti, quindi nulla da dire. Mi volevo soffermare di più sull'aspetto ancora societario, nel senso che ieri c'è stata comunque anche la visita di Malagò a Foggia e mi sono particolarmente piaciute le parole che ha espresso, e quindi là c'è anche la preoccupazione del per la situazione del Foggia, nel senso che Malagò ha fatto un intervento, diciamo, per dire stiamo calmi, attenzione, diciamo, a quello che si andrà incontro, insomma. Franco Ordine ha speso anche parole così. Certo. Aspetta Marco, è andata via la voce. Marco? Sì, mi senti? Ora sì, stavi dicendo? Stavo dicendo che non mi volevo soffermare sull'aspetto sportivo, perché comunque sì, è stata una vittoria lineare, penso che già gli altri interventi siano, sì. Stavo andando sulla, diciamo, società. Sulla, no, no, abbiamo sentito su Malagò, abbiamo sentito l'intervento di Ordine, era proprio giusto l'ultima frase che era saltata. Ma non sto parlando forse degli uffici della Tama, c'è stato l'incontro tra Nember e Franco, sì, Tannella. Sì, sì. E sai com'è andata? No, non sappiamo. Abbiamo visto solo che c'è stata una foto che mi traeva comunque Nember, che era arrivato negli uffici della Tama. E che oggi c'era? Oggi era in campo. Eh? Oggi era in campo Nember. Cioè non che giocava, l'abbiamo visto allo stadio. Ogni tanto i fantasmi dicono che non ci sia, ma c'è sempre stato Nember. Diceva l'importante il ruolo politico che può giocare anche il Coni, nel senso che comunque c'è l'attenzione sul Foggia, certo. C'è preoccupazione anche da parte del Coni per quello del Foggia, nel senso che nasconderci, tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo portato in lungo e in largo per l'Italia quest'anno, siamo comunque, diciamo che diamo comunque la nostra, non so, siamo importanti a certo. Prescindere, certo, questo è importante. Ci può far stare l'ennesimo anche del Giannetti, che ha detto che è a posto e che ci potrebbero essere a breve notizie positive, se si vocifera anche di un accorciamento dei tempi del commissariamento. Sì. Speriamo, diciamo, di andare su notizie sempre più positive. La squadra gira e i playoff, come ripeto, ce li giocheremo tre squadre per due posti, noi il Venezia e lo Spezia. Anche Cittadella non è che sta molto lontano, eh? Cittadella per me il viaggio, il campionato l'ha vinto e loro badano molto al budget, hanno avuto l'occasione di vendere l'Itteri a 1,3 milioni di euro al Venezia e l'hanno subito mandato via. Cioè loro non ha, se per Cittadella non ha interesse, come la vedo io, a salire. L'hanno vinto anche quest'anno salvandosi, non ha nessun interesse. Tutto è possibile nel calcio, per l'amor del cielo, tutto è il contrario di tutto, insomma. Va bene Marco, va bene Marco. Allora, io ti ringrazio, il tuo intervento è sempre esauriente, hai toccato un sacco di problematiche, un sacco di aspetti, sono d'accordo con te, cerchiamo di vedere l'aspetto positivo, inutile, tanto è, essere pessimisti non ci si guadagna, quindi. Appunto. Processione, se numero di tesserate, sì, sì, sì. Vabbè. Lasciamo perdere. Va bene, okay. Ti saluto. Buonanotte, Marco. Sì, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, Manu, salutiamo Marco. Salutiamo. Non so se adesso se funzioni questo. Se, vabbè, vedremo se è necessario ricaricare. Allora, abbiamo Manu. Manu, fallo tu l'intervento adesso, poi passiamo agli altri amici che sono anche loro fuori. Intanto io volevo salutare Manu, salutiamo un po' di persone, oltre agli amici che sono in Germania, Forza Foggia da Lecco, ma ci stanno salutando. Gli amici del Foggia Club Bari, perché a Bari c'è un Foggia Club che nasce attorno a Mitico Channel. Allora, siccome abbiamo il Foggia Club di Bari che giustamente si è creato un problema, me l'hanno posto oggi allo stadio, dice: ma noi del Foggia Club di Bari
e per venire a Foggia, e in base alla normativa, dovremmo andare in mezzo ai baresi, cioè, perché così, no? Perché sono residenti a Bari, dovrebbero andare in mezzo ai baresi. Quindi ci interesseremo come Mitico Channel per vedere se magari si può evitare questo momento di difficoltà dei nostri amici, che vanno rispettati più degli altri, con tutto il rispetto per tutti qua, che sono in terra barese. Non è facile, non è facile. Saluti a Varese, saluti a Varese, a Suzzara, a Lecco. Allora, Manu, stava parlando Manu. Vai Manu, Manu, e poi la new entry dagli Stati Uniti. Vai Manu. Sì, buonasera a tutti i amici vicini e lontani. Io sono sostanzialmente molto contento della partita, certo è una felicità, cioè sono molto più, diciamo, tranquillo, un po' più sereno, ma non è soltanto per come giochiamo, ma soprattutto per il fatto che si vince e soprattutto anche si convince. Certo, parlo del Foggia Calcio, parlo dell'attaccamento alla maglia, non parlo di allenatori. Io seguo la maglia, seguo i miei colori, perché i calciatori come gli allenatori vanno e vengono. E se c'è da elogiare io elogio, se c'è da criticare critico, sempre in modo costruttivo. Ho visto la partita, però ho avuto, Biagio, l'impressione che comunque c'era anche un rigore a favore dell'Ascoli. Questa è una mia impressione, che magari, grazie a Dio, vabbè, non ci hanno dato, anche perché un po' di fortuna ogni tanto va anche per noi, visto soprattutto dopo la sfortuna che abbiamo avuto contro il Perugia, che non fu una partita proprio esaltante. Oggi è una bellissima giornata, è stata una bellissima giornata per il popolo foggiano. Mi sto ricordando in questo momento una telefonata di qualche tempo fa di un signore del nord Italia foggiano, o pseudo tifoso del Foggia, che parlava della cittadinanza di Foggia, che il Foggia stava agli ultimi posti. Beh, signori, oggi non è venuto qualcuno, oggi ha visitato Foggia il presidente del CONI, la più importante autorità sportiva italiana, che rappresenta l'Italia nel mondo, ed è rimasta affascinata non soltanto di Foggia, del gioiello, dello Zacchera, ma soprattutto di noi foggiani. Anche perché, signori, noi siamo forse la quarta tifoseria a livello nazionale per le trasferte, cioè ci battono soltanto la Juventus, il Napoli e credo anche l'Inter. Io sono contento, rimango, certo, sono anche un po' triste, perché io vorrei, carissimo Biagio, che questa storia con il presidente si risolvesse il più presto possibile. E mi viene in mente in questo momento, caro Biagio, il famoso romanzo, ti ricordi, Miserabili, no? Di Victor Hugo, quando c'era praticamente la storia di questo Jean Valjean, che per aver rubato un tozzo di pane ha praticamente passato i guai più assurdi in galera, che è un po' quello che siamo noi, per dei soldi, cioè nel panorama economico del calcio, per i soldi che si investono nel calcio, per quei 300.000, 400.000 stiamo passando le pene dell'inverno. Questo accavallamento mediatico nei nostri confronti sembra che si stia lentamente attenuando, anche perché comunque i conti sono puliti, la società è pulita, la società è sana. Scusami Biagio, ma io non voglio parlare della partita, perché della partita sono contento, non ho niente da dire. Cioè, a me l'importante è vincere, non la tattica mi interessa poco, a me interessa vincere, io ho vinto. E io ci tengo molto alla società, che rimanga ben salda, e soprattutto vedere che sembra che le cose piano piano si stiano attenuando. E la presenza del presidente del CONI a Foggia, nella mia città, io che parlo dalla Germania, che sono mai un esule purtroppo, io sono estremamente contento e sono orgoglioso, perché noi siamo cittadini di una grande città del meridione. Benissimo, benissimo. Manu è sempre prezioso con i suoi interventi, mi piace, e sono molto d'accordo con lui. E c'è un bel intervento su abbastanza lungo, vabbè, magari ve lo leggete qui, lo leggete qui a fianco a me, un intervento su Facebook. Allora, io vorrei far parlare il nostro amico da... ci siamo persi... Ma chiedo scusa, a chi a Foggia può permettersi, anche qui a voi, mangiatevi olive a scolare tra oggi e domani, sì. Fatevi una bella faccia di olive a scolare. Va bene. Mangiatevi, fanno...
Perfetto. Allora, dunque, un attimo che io volevo recuperare. Intanto facciamo parlare intanto la loro si sono mangiati. Sì, intanto li abbiamo mangiati noi. In Norvegia abbiamo Benito. Intanto io devo recuperare un amico dalla lontana dagli Stati Uniti. Gli amici che sono intervenuti possono anche lasciare così. Un forte abbraccio Eugenio. Viaggio da un forte abbraccio Eugenio. Benissimo, ricambiamo. Allora salutiamo Manu, così abbiamo la possibilità di aggiungerne altri di amici. Tutti buona serata e forza forza. Ciao, buona serata a te. Allora Manu ci ha lasciati qui, adesso vediamo se abbiamo qualcun altro. Abbiamo però dalla Norvegia. Ciao Biagio. Ciao. Sono contentissimo di aver raggiunto la salvezza. Però forse è meglio fare altri punti per assicurarcela sicuramente. Adesso siamo la mina vagante del campionato. Oggi i giocatori hanno giocato con la mente tranquilla, liberi. Sono due partite lisce. Se domenica battiamo la Ternana, allora siamo già nei playoff, secondo me. Martedì. Perché domenica, martedì. Perché martedì c'è uno scontro diretto, Cittadella-Palermo. Non penso che è il Cittadella. Dopo tanta sofferenza, permetti, adesso ce la godiamo un po', no? Assolutamente siamo sì. Siamo là, adesso sì. Siamo tranquilli, no? Certo. La sofferenza ce la mettono gli altri dietro, altre problematiche, no? Sì. Chi dice che dobbiamo fare i punti di più perché ce li tolgono, chi dice che ci fanno retrocedere? Ma che è? Io come ho capito la situazione, so che Sannella e Curci sono soci. Sannella deve erano soci. Sì, ma guarda, siamo soci prima, tu devi dare la tua parte, tu mi hai dato le 300.000 euro a me, io faccio quello che cazzo voglio, io non so dove arrivano i soldi, lo sa lui che dove cazzo non arrivano i soldi. Sì, allora andiamo per ordine, manteniamo fede al fatto che questo è un argomento in cui noi abbiamo cercato di capire nel più possibile in questi giorni, però ormai è come quando tu ti devi preparare una partita, ora sono scesi in campo i calciatori, non conta più niente la pretattica, devono parlare gli avvocati. È chiaro che abbiamo una situazione che non è semplicissima, perché il periodo incriminato è un periodo in cui fra i proprietari c'era 50% qui abbiamo una situazione non è così semplice. Perché c'è un problema. Il problema è che c'è una situazione di affermazione da parte di uno dei proprietari, ex proprietario attualmente, che dice sì, questo è successo. Quindi se uno di loro ti dice guarda che è veramente successo, è andata così, un po' di difficoltà ce l'abbiamo. È vietato corrispondere degli emolumenti al di là di quello che prevedono i contratti depositati in Lega. Questo in sintesi è il principale capo d'accusa, cioè il fatto che sono stati pagati, al di là che poi sono stati pagati magari in nero, ma non è quello il problema principale è che hai corrisposto dei premi che non erano previsti nei contratti, e questo da un punto di vista amministrativo non si può fare. Però adesso io dico, limitiamoci a parlare del Foggia, non perché non si possa parlare di questo, siamo molto preoccupati, e perché ormai non riusciamo più a tirar fuori un argomento nuovo. Cioè ormai adesso se dobbiamo vedere in questa partita che giocheranno gli avvocati, i legali del Foggia, cerchiamo di capire innanzitutto che cosa chiede in termini di pena la procura, e dopo andiamo a vedere che cosa succede. Ma che cosa vogliamo tirar fuori? Cioè, come tifosi, noi che cosa potremmo fare adesso? No, possiamo fare più niente. Dobbiamo aspettare che questa partita, che si giocherà nelle aule dei tribunali nel prossimo mese e mezzo, si concluda. È chiaro che più punti abbiamo meglio è, perché qualcosa ce la prenderemo comunque. Ma quello è. Dai. Vabbè, comunque com'è andata? Sono contentissimo. Noi siamo la mina vagante del campionato.
Se sì. battiamo la Ternana ci siamo. Siamo nei playoff. Benissimo. Benissimo. E dopo sistemiamo anche il Bari in casa. Il sicuro. Bari è una cosa a parte, è lì a prescindere da qualsiasi altra cosa, quella è una partita che per noi prevede un solo risultato utile. A prescindere. Segnare pure noi al 93esimo 1-0. sarebbe bello. Ci fai morire così. Ci fai morire. Allora, okay. Grazie a Benito dalla Norvegia. Ciao, vi saluto. Ciao, ciao, un abbraccio. Ciao, allora, ciao Michele, ciao a tutti. Ciao. Allora, abbiamo un saluto da Deliceto, ricambiamo. Allora, abbiamo Salvatore da Pesaro, anzi Salvatore da Piagge, giusto? Sì, giusto. Allora, Salvatore è il Salvatore da Pesaro che interviene telefonicamente. Oggi è il suo primo intervento via Skype. Un minuto per te. Che dire? Ieri ho fatto 50 anni e oggi festeggio. Auguri. Grazie. Auguri. Festeggio con la salvezza del Foggia. Questa è la cosa più importante, anche secondo me. Ho sentito parlare degli interventi precedenti, playoff, accontentiamoci di dove siamo ad arrivare. Che due mesi fa parlavamo di Serie C. Facciamo punti possibili. Quello sì. Poi dopo vedremo questa penalizzazione, se la dà o non la dà, no, non lo sappiamo. Però contentiamoci, non dobbiamo pensare. C'è qualche problema di audio, vai e viene, vai, continua, vai a terminare l'intervento, vai Salvo, vai. Secondo me dobbiamo stare con i piedi di per terra, basta, a vivere la giornata, e secondo me abbiamo raggiunto la salvezza fino alla fine del campionato. La partita più importante da Foggia è quella col Bari, e lì la Mastra e voglia di... Allora, abbiamo capito benissimo il senso di quello che ha detto Salvo, a cui facciamo tutti quanti gli auguri, ovviamente, perché insomma ha fatto il compleanno. Io approfitto, Salvo, per fare gli auguri anche e per salutare due persone. Innanzitutto oggi ho visto, come capita spesso, la partita con degli amici in tribuna. Oggi ho conosciuto uno dei tanti che ci segue, Pietro detto Boxic. Mi saluti? Certo che ti saluto. Salutiamo Pietro detto Boxic, che anche lui vede con me la partita nella tribuna inferiore. E poi approfitto per fare gli auguri a Savino, il lanciacori della tribuna inferiore. Oggi fa 62 anni e quindi l'abbiamo acclamato in tribuna oggi. Bene, io saluto ancora le pastarelle, no? E le pastarelle non c'erano. Allora, io approfitto per salutare a Salvo. Ciao Salvo, alla prossima. Buonasera. Buonasera. Vediamo se penso che abbiamo anche al telefono Savino, vero? Ciao Salvo, ciao. Ciao, buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo Savino al telefono. Nino da Prato? Sì. Perfetto. Sì, allora, intervento di Nino da Prato. Vai. Sì, allora un saluto a tutti. Della partita avete già parlato. Certo. Ho visto il commento che avete messo su Mitico Channel, cioè dove è stato detto... Quale? In maniera molto breve, ma... La vittoria senza storia, no? E questo è, e aspettiamo, diciamo, l'aspetto societario è quello che ci preoccupa. E la cosa che, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, diciamo che d'ora in avanti abbiamo
abbiamo sentite? Sì, sì, ti sentiamo, vai Nino. Pronto? Vai. Certo, Nino, ti sentiamo. Sì, d'ora in avanti abbiamo la mente libera e questa forse siamo tra le squadre, diciamo, che sono in quella posizione. La squadra, diciamo, che non ha nulla da perdere avendo la mente libera, mentre le altre squadre, diciamo, bene o male saranno, perché il nostro obiettivo, diciamo, sul campo l'abbiamo raggiunto. Per quanto riguarda l'aspetto, quindi avere la mente libera sarà importante. Le ultime due partite hanno dimostrato che proprio perché siamo liberi da ogni remora, da ogni problema, forse siamo la squadra che potrà fare più punti delle altre. Per quanto riguarda l'aspetto societario, diciamo, la cosa che mi fa, sono molto preoccupato, devo essere sincero, per vista anche la velocità con cui si è arrivati alla conclusione di questa cosa quasi in silenzio, un silenzio strano, no? Poi all'improvviso è arrivata sta bomba della chiusura, la notizia della chiusura del procedimento da parte della giustizia sportiva, sì, delle indagini. Quindi ora aspettiamo, diciamo, il deferimento per capire, anche perché il deferimento ci permetterà di capire qual è il capo di imputazione che ci viene affibbiato. E il problema, diciamo, l'aspetto negativo è il fatto che la giustizia sportiva è una giustizia che è inquisitoria, cioè quindi loro ti dicono tu sei colpevole, dimostrami che non lo sei. Quindi è diverso dalla giustizia ordinaria, no? Quindi ora però l'aspetto positivo, la cosa che ci deve far ben sperare è che siamo in mano ad un professionista che dà grandi garanzie, che è Chiacchio. Mi pare di aver capito che è lui che ha preso in mano la situazione, se non sbaglio, e se davvero è lui che sarà deputato a difendere il Foggia, credo che abbiamo tutto da guadagnare. Sicuramente, diciamo, nella negatività c'è questo aspetto positivo che ci può far ben sperare. Sì. Certo, un altro aspetto, diciamo, che non è sicuramente felice è quello del numero delle persone che sono potenzialmente inserite nella lista. Mi pare che si parli di oltre 30 persone, però anche se Nino, in questi casi conta il numero, ma contano anche gli importi. Cioè, bravo, nella lista ci sono anche dei nominativi che hanno preso 700 euro. Si è sentito dire. Però il discorso non è tanto le persone, perché se andiamo a vedere, diciamo, quello che è successo per esempio alla Biellese nel 2012, cioè, discorso quello ci può essere, diciamo, ci può essere utile per l'aspetto, diciamo, di quello che è successo ai calciatori, cioè, dove la magistratura sportiva ha detto fino a 10.000 euro un mese di squalifica e 2.000 euro di multa, oltre 10.000 euro di nero 2 mesi di squalifica e 5.000 euro di multa. Quindi già questo può essere un elemento, diciamo, Questo è valido. Termine di paragone. No, Nino, allora l'esempio è calzante, perché per ciò che riguarda i calciatori, io mi sono andato a vedere perché tu hai inviato il link. Per ciò che riguarda i calciatori, effettivamente quell'esempio è probante. Tant'è che noi abbiamo avuto nel passato un calciatore come Cavallaro che ha avuto, se ricordo bene, 4 mesi di squalifica, però aveva avuto un 150.000 euro, quindi un molto più elevato. Il punto interrogativo è l'aspetto societario. Ecco, sull'aspetto societario, aspetta Nino, sull'aspetto societario, ascolta, sull'aspetto societario riflettiamo sul fatto che, posto che è quello che ho detto finora, cioè facciamolo fare a questo punto, ormai saranno Diciamo, molto soddisfatto del fatto che mi pare di aver letto da qualche parte che è ufficiale che la difesa, il nostro avvocato difensore sarà Chiacchio, sarà lo studio Chiacchio, per cui uno dei migliori. Siamo in buone mani. Certo. Solo per completare il paragone. Il problema per i calciatori, diciamo, si pone relativamente, perché bene o male, diciamo, si tratta di un mese o al massimo 2 mesi di squalifica, quindi voglio dire è relativo il discorso. I problemi ci potrebbero essere per la società, ma speriamo bene, speriamo, diciamo, che la
che la prevalga, diciamo, ecco, questa sensazione positiva che magari abbiamo, e alla fine si possa risolvere il tutto con pochi punti di penalizzazione, anche perché nel momento in cui, mi pare di aver capito che nel momento in cui, diciamo, supponiamo, ecco, facciamo un'ipotesi, ecco così, supponiamo che la Procura federale ci dia 6 punti di penalizzazione, se a quel punto si fa un prepatteggiamento, viene dimezzato, anche che ci sia una riduzione di un terzo della pena, ci sia anche la riduzione di un terzo della pena, per cui ci prendiamo praticamente 6 diviso 2 sono 3, quindi diventerebbero 3 i punti di penalità. Beh, se è un terzo della pena fare i 6 diviso 3. Un terzo è diverso. Se 6 diviso 3 fa 2, quindi è meglio. Diciamo, per il momento possiamo essere relativamente soddisfatti per come si sta muovendo la cosa. La cosa che mi fa stare meno soddisfatto, sono meno felice per il discorso di questa velocità che c'è stata. Non mi aspettavo... È proporzionale ai punti del Foggia. Forse questa velocità. E questo mi fa ricordare un pochettino, diciamo, il passato. Io mi ricordo, perché ho vissuto nell'età della giovinezza, non so se sicuramente te lo ricorderai, quello che successe nel campionato 1973-74. Sì, ma era un'altra era glaciale quella, la ricordo bene. Ma era un'era glaciale in cui, per dirla tutta, anche il Foggia tentava di comprarsi le partite. Parliamo di un pianeta. No, il Foggia regalò degli orologi. Vabbè, ma il Foggia in altre, ti posso assicurare che il Foggia in quegli anni, perché purtroppo, perché noi poi parliamo sempre male dei tempi attuali, prima le cose semplicemente si sapevano meno, e all'epoca il Foggia, come tante altre squadre, avvicinava. Però ti ricordi chi era l'arbitro di quella partita? Era un certo Menicucci, che poi a distanza di qualche anno venne fuori, insomma, che tipo era quell'arbitro. Ho capito, insomma. Però parliamo, stiamo parlando di pianeti diversi, qui è un'altra cosa. Sì, è chiaro. Non dobbiamo... Anche ere diverse. Ere glaciali diverse, quello era il mesocene inferiore. Godiamoci questa vittoria e speriamo insomma di venirne fuori. Io sono, ripeto, la cosa che mi fa ben sperare è lo studio Piacchio, perché è una persona. Benissimo. Che non ultimo la vicenda dell'Avellino, diciamo, venire fuori. In maniera incredibile, cioè quello che ha fatto veramente è qualcosa di grande, quindi speriamo bene anche per noi e che anche noi possiamo, diciamo, alla fine tirare un sospiro di sollievo e goderci questo campionato che fra bassi ma anche molti alti, insomma, ci sta facendo un attimino penare. Così, ci stiamo divertendo. Grazie a Nino da Prato. Ci sentiamo dopo la partita nella notte di Ternana Foggia. Un abbraccio, ciao Nino. Ciao. Tutti. Ciao. Allora, beh, dai. Sapere che Nino tutto sommato spera bene, non è mai stato tanto entusiasta, cioè ha sempre avuto grandi preoccupazioni. Lo vedo più tranquillo, quindi vuol dire che evidentemente qualche possibilità ce l'abbiamo. Allora, abbiamo Gabriele al telefono, abbiamo Michele, abbiamo Sabino, abbiamo una delle punte di diamanti del Foggia Club Bari, e con cui ci vedremo, penso, nel derby, è vero? Spero di sì. Come spero? Io almeno io farò i documenti necessari. Ci mancherebbe, io stamattina... Tutti. Ti aspettiamo, io mi sono visto allo stadio con Maurizio ti passa a prendere, stati tranquillo, ci vediamo senza problemi. Lui lo mandiamo fra i baresi, perché il residente là deve andare fra i baresi. Io lunedì mando i documenti richiesti. Bene, allora sentiamo che ci dice Michele. Allora, siamo entrati nel momento della saggezza, i saggi sono entrati in trasmissione. I saggi sono entrati in trasmissione, possono parlare. Io niente, mi sposto. Beh, insomma, Michele, attento a te. No, vabbè, quello da dire stasera è che secondo me si è chiuso una parte della storia di questo campionato e si apre un nuovo capitolo che ha una vicenda, se vogliamo dire il thriller, quello della società e il sogno dei tifosi. Sì. È un po' come un libro, una sorta di spartiacque tra quello che è stato fin oggi con tutte le vicende
e oggi andiamo a scrivere altre pagine sul campo, altre pagine sugli spalti, sperando in qualcosa che comunque ci denoti ulteriormente in maniera positiva come gente che fa festa, gente che ha passione e gente che segue la sua squadra in modo così profondo, così viscerale da attirare l'attenzione di tanta gente importante in Italia. Allora, benissimo, grande Michele, grande Pierluigi che abbiamo recuperato, Pierluigi che anche oggi era allo stadio, e penso che tu abbia sentito, Michele diceva questo è uno spartiacque, cioè da oggi in poi dobbiamo pensare ad altro, no? Abbiamo messo da parte la salvezza, salvi, siamo salvi, e qualunque cosa si debba pensare o dire, adesso concentriamoci sui risultati di queste ultime partite. Tu sei d'accordo? Ma sì, direi che l'obiettivo della salvezza è stato, anche se non matematicamente, però virtualmente raggiunto, quindi adesso si può stare un po' più tranquilli, adesso si può pensare a chiudere in bellezza queste ultime sette Saluto Pierluigi, saluto gli amici da Carpi del camper bianco rosso e spero che il Foggia si possa misurare anche loro per i playoff, però e certo, sono anche certamente loro, cioè, ma io ho sempre detto che se non ci dovesse essere un ostacolo, per cui insomma se alla fine il Foggia non riesce a lottare per i playoff, se i playoff ci vanno quegli amici di Carpi, io faccio sfegatatamente il tifo per il Carpi e li saluto. Vai Pierluigi, vai. Niente, dicevo, adesso l'obiettivo importante è chiudere comunque in bellezza queste ultime sette partite, poi quello che arriverà dopo, se eventualmente dovesse arrivare, è tanto di guadagnato, ecco. Quindi mancano sette partite, quindi vedremo cosa accadrà in queste sette partite, di cui tre in casa e quattro fuori. Le tre in casa con Spezia, Salernitana e Bari. Il derby col Bari e le quattro rimanenti a Cittadella, Venezia, Frosinone e Terni. Ebbene, allora Pierluigi ci ha ricordato quelle che sono le partite che rimangono. A Pierluigi chiedo una cosa, la prossima partita in casa è col Bari, tu che dici? Tutto è possibile e mi fermo qui, cioè vedremo cosa accadrà, ecco, non voglio sbilanciarmi, anche perché comunque i derby sono sempre combattuti, quindi non c'è la bilancia non pende a favore di un'altra squadra o viceversa, ecco. Sì, sì, va bene, grazie a Pierluigi, grazie dell'intervento. Spero, allora, spero vivamente niente, che venga organizzato... Ciao, un abbraccio a Pierluigi, ciao. Oggi. Ciao Biagio. Ciao. Allora, Pierluigi è intervenuto, anche lui è saggio. Chi era Michele che stava dicendo qualcosa? Sì, no, volevo dire solo una cosa. Mi auguro vivamente che il derby venga organizzato in maniera al meglio, certo, dalla città di Foggia, perché comunque sì, è una partita particolare per i tifosi, ma è una partita particolare anche per l'ordine pubblico e tutto il resto. Quindi spero che non si facciano le stupidate, diciamole così, fatte certo in passato per altre partite, e che qualcuno ne approfitti per ributtarci ancora di nuovo quel po' di fanghiglia che tanto gli piace. Io sono convinto che le cose andranno bene, che il derby si farà in maniera sportiva, corretta. Noi stiamo facendo veramente, in questa città sta facendo tanto per scrollarsi di dosso tante cose non buone che ci sono attorno a noi. Continuo a dire quello che ho sempre detto, noi siamo gente per bene e lo dimostriamo. Poi è chiaro che noi il derby lo giochiamo per vincerlo, e oggi è stata molto bella la preparazione che c'è stata sugli spalti per tutto lo stadio in vista del derby. E sarà una festa, e questa festa deve vederci protagonisti, e noi il derby lo giocheremo perché vogliamo portarci tre punti a casa, a prescindere da tutto il resto. Il derby è una partita a sé stante, ma in maniera corretta. Allora,
Ufficiale Foggia-Bari sarà giornata pro Foggia con diritto di prelazione per gli abbonati. Bene, a posto. Sabino, Sabino, tu vieni al... aspetta, facciamo un censimento adesso, tanto siamo rimasti noi, poi dobbiamo concludere la trasmissione perché siamo già a mezzanotte, quindi possiamo anche fermarci con le telefonate. Andiamo a concludere con gli amici che ci sono ora con noi. Sabino, tu verrai a vedere il derby? Ah, penso di sì. Benissimo. Ci stiamo organizzando. Michele? Io ho già in programma di venire giù a Foggia la settimana successiva quando il Foggia gioca col Cittadella, quindi sarò qua. Sono qui. No, il Foggia col Cittadella gioca a Cittadella. Sì, ma lo so, quando io sarò a Foggia, quando il Foggia giocherà a Cittadella. Ah, sarai a Foggia quando giocherà a Cittadella, benissimo. Sì, sì. Gabriele, tu c'hai impegni, tu che sei solo via audio? Ma devo vedere, l'agenda dice... Che dice l'agenda? Ma che certamente, dice? Ma certamente. Certamente. Ma certamente. Va magari bene. Sarò anche a Cittadella. Magari anche a Cittadella, sarebbe molto bello. Allora, a Nicola non glielo chiedo, l'ha già detto. Intervento, allora, partiamo da Sabino. Sabino. Biagio, che bisogna dire? Oggi in Foggia non c'è storia. A 7 giornate dalla fine, finalmente l'uomo che ha dovuto subire tanto letame addosso e che ha stravinto un campionato di Lega Pro può dire che ha avuto anche ragione quest'anno. Quindi siamo salvi, anche se la matematica ancora non ci dà la certezza. Poi per il resto è inutile. Io non sono uno di quelli... Non mi piace parlare sugli esempi del passato, quindi non parlo della Biellese, della Nocerina. Io vedo molta gente che è molto preoccupata, meno 20, meno 30, non ci bastano i punti che abbiamo fatto. Io dico di continuare a fare il nostro campionato fino alla fine, poi tutto quello, anche perché noi dobbiamo passare un sacco di ostacoli, dobbiamo capire anche i Sannella che intenzioni hanno. Noi stiamo dando tutto per scontato, ma questo stress che stanno ricevendo i Sannella... nessuno lo sta calcolando però perché i Sannella del mondo del calcio non ne sapevano niente e oggi si ritrovano con un bel problema, quindi dobbiamo anche pensare che se a giugno i Sannella hanno voglia di continuare oppure di non continuare, anche se oggi si dice che Franco penso che abbia detto che lui raddoppia, però bisogna dimostrarlo con i fatti. Poi non è semplice la situazione, però io dico a tanti disfattisti, a tanti foggiani oggi di rimanere con i piedi per terra, tenere un po' di calma, di rimanere in silenzio e di lasciare lavorare le persone che sono competenti nel settore. È inutile che ce ne usciamo con frasi meno 30, meno 20, meno 10, giornali locali che se ne escono con dei titoloni che sembra che chissà quale sarà la tragedia già annunciata. Abbiamo una persona competente, siamo nelle mani giuste e poi vediamo. Per il momento ci sono rimaste 7 partite, 21 punti, cerchiamo di fare più punti possibile e poi quello che sarà sarà. Io sono assolutamente d'accordo con te, vorrei ricordare a tutti quanti, partendo da me, che le difficoltà, i problemi, difficoltà pesantissime non sono esattamente fuori dal nostro bagaglio. Cioè Noi dobbiamo tener conto che abbiamo avuto come collettività la capacità di trovare delle risorse in un territorio dove risorse non ce ne devastato. Sono. Devastato. Non ce ne sono, no, qui non ci sono. Il fatto che il Foggia, che questa trasmissione, questo gioco fra noi, metta insieme gente che sta in tutto il mondo... È sicuramente bellissimo, ma è il drammatico segno di come questo territorio non sia capace di rispondere storicamente, non da adesso, alle esigenze di carattere occupazionale di questa terra. Quindi in una situazione del genere... Questa collettività è stata capace di trovare le risorse con qualcuno che è venuto da Milano, ricordo Pelusi, con imprenditori, piccoli imprenditori locali, ricordo Ilocampo, e gli altri che ci sono stati, con l'avvocato Verile. Parliamo di gente che ha amato questa
quello che esprime la squadra di calcio, che non è solamente banalmente 11 cristiani in mutande che vanno appresso a un pallone, rappresenta qualcosa per noi, è l'orgoglio di questa terra, è il nostro modo per riscattarci, che non è che si chiude lì, non è che dobbiamo finirla, buttiamo tutto soltanto sul pallone, però se noi abbiamo avuto questa capacità non è che ci spaventa adesso, di fronte a degli errori commessi, la capacità di reagire e di dimostrare che siamo capaci di affrontare qualsiasi cosa. Io sono convinto, e chiudo, che la presenza, l'hai detto tu, l'ha detto anche qualcun altro, la presenza del commissario, paradossalmente nella vicenda sportiva ci darà una mano, perché il commissario è un terzo. Bravo. Viene, che sta dicendo in questi giorni: guardate che la società è a posto, io non ho trovato niente di irregolare, che non vuol dire che non ci siano stati dei problemi e delle cose che non andavano fatte, ma vuol dire che questa società ha avuto la capacità di accorgersi che delle cose erano sbagliate e di attrezzarsi per non ripetere quegli errori, che è quello per cui è stato mandato qui un commissario. Allora, Non ci fustighiamo. Biagio, noi l'unica persona nella società che viene dal settore che è esperta attualmente è Nember, a parte gli allenatori, gli addetti ai lavori che sono gli allenatori e i giocatori. L'unico della società che è esperto, che viene, che ha esperienza ormai decennale, è Nember. Quindi sono tutte persone giovani, sono tutte persone nuove del settore. Quindi è chiaro che io quello che invito a tanta gente, che invece di sparare a zero e di fare dei commenti in rete o anche dalle testate locali, di sparare con dei titoloni che sembra che la sentenza è già arrivata, di raccogliersi un po' tutti quanti, di essere più uniti, di essere più di reagire e non di essere sempre di quella pesantezza, di quel disfattismo, di rappresentare proprio, come hai detto tu, una terra devastata dalla crisi, dalla non crescita, dal disinteresse sia socio-politico-culturale. Quindi di cercare di essere un po' più uniti, più e che non vuol dire che essere omertosi, io non sto giustificando, certo. Io ho detto sempre che il giustizio deve fare la sua corsa e che non dobbiamo mai girare la testa dall'altra parte, però dobbiamo essere un po' più uniti, ottimisti, abbiamo sbagliato da qualche parte, essere umile, chiedere aiuto e migliorarsi, perché io ho sempre detto che il nostro calcio è un calcio in Italia, ma nel mondo è un calcio malato, però con questo non significa che in Italia, che a Foggia siamo mai finiti. Quindi invece di continuare a sparare a zero, a già dire che l'anno prossimo saremo in D, perché se viviamoci serenamente questo fine campionato, perché come ha detto qualcuno prima, 2 mesi fa stavamo a piangere perché andavamo in croce ad una persona che oggi certo. Lo dobbiamo ammettere con i dati, perché bisogna parlare con i dati, ha avuto ragione, che questa è stroppa. Allora, Gabriele, sì. Penultimo intervento prima della voce della saggezza. Sì. Non che tu non sia saggio, però. No. Però di fronte a Nicola, ti devi fermare. È più giusto, è più giusto che a chiudere questa volta sia lui. Io ho avuto problemi di collegamento, per cui non so chi è intervenuto prima, però premetto, l'ho detto stamattina, 3 su 3 e la cosa mi fa piacere, cioè pensare che lunedì mattina sarò, come dire, il caffè sarà di un pagato. Gusto ancora più piacevole, sì. Soprattutto pagato. Cioè, pagato, caffè pagato, sì. Mi sa che anche mercoledì ce lo pagano. Il signor Michele sta investendo un sacco di soldi, allora. Sì. Succede. Io non so se è intervenuto. Non è intervenuto. Non è intervenuto. Ma mi mancavano gli argomenti stasera. No, secondo me sta risparmiando sui costi della bolletta telefonica, perché ci saranno un bel po' di caffè che dovrà pagare fino alla fine, capito? Comunque succede. Si fanno delle scelte nella vita. Oggi io ti sento solo, ti vedo fermo, l'immagine. Fermo, perché no. Se il mio, dipende da me o da... Sì, penso da te, mi vedete, si muove la mia immagine, vero? Sì. Perfetto. Io allora. Vedo, vabbè, ok. Saggio due, dicevo, vale. Dicevo, fermo, diciamo, restando questa cosa. Poi ero curioso di sapere se era intervenuto Nicola da Bari. No, Nicola interverrà dopo di te.
Ah, dopo di me, sì. Perfetto. Da Polignano a Mare. No, no, Nicola da Polignano, Nicola da Bari. No. No, 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 non ci sono stati altri interventi. Sì, non ci sono stati altri interventi. Va bene, va bene. È intervenuto un sacco di gente. Mi dispiace che non abbiamo fatto intervenire l'amico da Miami, da Napoli, da Naples. Però poi una mezza cosa ce l'aveva detta. Ok, allora, vai. Diciamo proprio in estrema sintesi, cioè l'allenamento è stato piacevolissimo. A me è piaciuto proprio tantissimo, ma proprio come dire, riscoprire, mi sono espresso male, più che riscoprire, con la conferma di alcuni giocatori che secondo me non è vero che a mente serena, perché quello che voi avete detto, qualcuno ha commentato, e magari ha sfiorato la mente di alcuni dei protagonisti stasera in campo. Probabilmente adesso giustifico anche l'ulteriore handicap che inevitabilmente il nostro estremo difensore di ogni partita tenta, però va benissimo tutto, mi piace e sono contentissimo di sentire affermare ancora una volta che la prestazione viene da un'idea di gioco che non può non considerare, come vedere come artefice la mente di, diciamo, della persona che secondo me molto spesso, cioè sempre ha dimostrato di essere una grande persona, oltre che un ottimo tecnico, degno della squadra che rappresenta, cioè sto parlando dell'allenatore, certo. Mai una parola fuori, mai una cosa, io veramente stasera vedere anche l'abbraccio e magari lo schiaffetto e il richiamo che durante la partita ha fatto a Greco, ad altri, sintomo proprio di, una volta la chiamavano l'amalgama, la chiamavano proprio quell'approccio, quello spirito di tutt'uno, di famiglia, che a me piace vedere. E dico una cosa che non so se è stata riferita, a me è piaciuto anche sul 3-0 la tifoseria dell'Ascoli, che magari sì, ha incitato i propri tifosi in un atteggiamento di sportività, siccome io l'ho vissuta a Parma ultimamente questa cosa, come dire, non chiaramente in questa maniera, ma alla fine abbiamo perso purtroppo 3-1, diciamo, mai non ho, perlomeno non ho sentito voci fuori dal corpo, poi non so, spero non ci siano stati incidenti, ma non credo, perché non c'era, no, proprio, spero motivo, proprio di no, non c'era motivo, ecco, per cioè, cui voglio dire, anche questo va sottolineato, abbiamo fatto scuola, chiudo, in questo, Gabriele. Ecco, io sono contentissimo proprio di questo, perché io sottolineo proprio l'aspetto dell'evento da un punto di vista sportivo, magari anche, perché no, di emulazione. Qualcuno diceva siamo forse la quarta tifoseria d'Italia. Beh, il tifo poi si esprime in tante maniere, ma in una maniera magari anche, come dire, proprio di correttezza, di civiltà. Io di questo sono veramente orgoglioso di far parte di questa comunità, lo dico veramente, come dire, noi abbiamo modo di condividere questo pensiero. Chiudo dicendo, magari saranno i playoff, magari sarà una penalizzazione, magari, però godiamo questi momenti, brindiamo di queste cose, cioè, rendiamoci, come dire, prendiamoci questa soddisfazione, perché magari poi ci sarà anche un po' di amaro, ma è un'amarezza che corrisposta a quello che stiamo vedendo in questi tempi, è una cosa, come dire, che non dobbiamo dimenticare. La società magari raddoppierà l'impegno, magari ci sarà, ma forse è capace che qualcun altro, vedendo questa tifoseria, vedendo questo gioiellino che si esprime in termini, ripeto, di rispetto delle regole, di rispetto della correttezza delle realtà sportive e anche sugli spalti, vedere un valore, questo valore forse potrebbe, dico, far innamorare qualcun altro di questa cosa, e magari anche questi soci potrebbero trovare qualche partner, certo, reale, che si innamora come loro di questa cosa. Un abbraccio a tutti e forza Foggia. Grazie, ma qui ormai la saggezza si spreca, ma ricordatevi che l'unico vero saggio è lui, l'unico vero saggio è il nostro. Un abbraccio a Nicola e ti vogliamo allo stadio. No, a Nicola faremo una grande festa, perché tutti quanti passeranno a salutare Nicola. Partire, ecco, da me. Così come stasera io ti ho chiamato, magari sabato prossimo lo faremo. Assolutamente. Sabato prossimo deviso. L'appuntamento sarà da Nicola, dovremo vedere la partita con lui e lui la dovrà vedere, perfetto, con noi.
Allora, il nostro saggio. Ciao. Allora, grazie. Il nostro saggio. Scusate, e lui è però alla voce a mezzanotte dopo quella partita, dopo il 3-0 e soprattutto il rigore sbagliato. E vabbè, è andata, Nicola. Allora, io spero veramente di venire, spero nel senso che mi impegnerò, mi sto dando già da fare per essere a Foggia al derby. E quindi spero di conoscere voi e quanti più amici che incontro sul web e conoscere di persona. Io sinceramente vorrei parlare del Foggia sul campo, del Foggia squadra, perché insomma, inseguendo la salvezza, oggi ci troviamo a pochi punti da poter anche sognare qualcosa in più, poterci anche giocare i playoff, forse anche per divertimento e per altro. Quindi credo che ormai il discorso salvezza è chiuso, non l'ha detto pure Stroppa, e ci troviamo in una situazione di forma fisica, mentale, perché ora siamo liberi anche dalle paure, in una forma fisica mentale ottima. Oggi la cosa bella è stata vedere una squadra che faceva girare la palla, era veloce nel giro palla, era veloce nelle azioni, aveva schemi che metteva i giocatori davanti alla porta. È stato veramente bello, sia oggi che la partita scorsa. E in più vedo altre squadre davanti a noi che hanno qualche difficoltà. Non so, il Cittadella, se non mi sbaglio, ha perso o ha pareggiato? Pareggiato. Quindi è uno... Come? 0-0 a Parma. Allora è a 2 punti da noi, quindi stiamo lì. Insomma, ora sogniamo un po', dai. Non ci fa male. Poi per quanto riguarda tutto il resto, io vi dico la verità, per mio carattere, io sono contrario alle supposizioni, all'immaginazione di chissà che cosa, la società. Nicola, ti vogliamo vedere? Spostati, perché sennò non ti vediamo. Sì, sono io che mi muovo troppo. Allora... Sei una persona positiva, per questo ti vogliamo vedere. Allora, io sono contrario un po' a tutto questo. Lo abbiamo visto anche quando è stato, pochi mesi fa, quando si parlava di vendita, di acquisto a metà, di come si chiamava lui. E abbiamo passato 3 mesi veramente a girarci sopra inutilmente, e poi si è capito che era una bufala. Quindi... aspettiamo, come ha detto Biagio, ora ci sono gli avvocati fanno il loro mestiere e quindi hanno il diritto e dovere di difendere la nostra squadra, difendere la società, sia in campo di giustizia ordinaria sia in campo di giustizia sportiva. Anche se io non riesco a capire, è qui che veramente, perché un po' di diritto l'ho studiato, ma questa differenza tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, qualcuno me la dovrà spiegare, perché per me è difficile da capire. Voglio dire, come si fa a giudicare un reato che ancora deve essere accertato, come si fa a dare delle penalità su qualcosa in cui ancora la magistratura ordinaria sta indagando e non si sa, e se questi ci danno la penalità e poi la società viene assolta, che fanno? Ci danno indietro i punti di penalità? Quindi andiamo avanti, pensiamo solamente a noi comuni mortali, pensiamo al calcio, pensiamo alle partite, divertiamoci, godiamoci questo bel momento che ci manca da 19 anni. Io venni a vedere la partita Foggia Triestina, se non ricordo
male. L'ultima di Serie B. L'ultima di Serie B. No, no, prima di andare in A. Era la partita che ci consacrò la promozione, non era l'ultima. Sì. Mancavano ancora 3-4 giornate. E quindi ho goduto, ho vissuto quei momenti di felicità, li ho vissuti veramente a Foggia, nello stadio, con i miei amici di allora. Ora, godiamoci questo momento, viviamoci sereni, tranquilli, poi il resto si vedrà, aspettiamo, il tempo parlerà. Va bene. E forza Foggia, ragazzi, veramente spero sabato di potervi abbracciare tutti. Allora, ci voleva una conclusione saggia. Sereni adesso. Adesso possiamo andare tutti quanti a dormire tranquilli, perché la conclusione episcopale, ecumenica da parte di Nicola ci fa stare tutti più tranquilli. Sono laico, E fa niente, sei un papa laico, sei un papa laico. Ci manca solo la benedizione sportiva adesso. Solo quella, ci vai, ce la verrà a dare in campo. Urbis, no, Urbis quella, torbi. Quella gliela lascio a Francesco e vabbè. E a Vincenzo. Vabbè. Loro sono delle benedizioni. Allora, io vado a ringraziare tutti gli amici che sono intervenuti, spero di non dimenticarli: Pierluigi da Foggia, Enzo che è da Naples negli Stati Uniti, vicino Miami, Francesco da Prato, il nostro Francesco che poi ci ha regalato la clip, Manu dalla Germania, e poi è intervenuto ovviamente Gabriele, l'avete sentito, è ancora collegato, Salvatore da Piaggio è intervenuto, ovviamente Nicola, il nostro Papa che ci ha appena impartito la benedizione, e dalla Norvegia c'era Benito, e poi insomma tutti gli altri che sono intervenuti anche via telefono, da Lecce, da tutta Italia. Io vi ringrazio, vi do appuntamento, la partita la prossima si fa martedì, esatto? Martedì, quindi martedì. Noi martedì alle 23 ci vediamo qui, facciamo un'altra oretta di chiacchierata fra di noi. Buon sabato, buona domenica, un abbraccio, parte la sigla, forza Foggia! Forza Foggia! Buonanotte a tutti! Fotografi della vita tutti quanti dentro me, il ruggito dello Zaccaria che squassa già le vene. Il dolore ormai è storia, frate, non ci penso più. Dall'anima con rabbia, Dio per sempre Dio sporti. È un tempo del riscatto per la mia terra, per i miei fratelli, sempre col sorriso nonostante campi maledetti. Agli agguati nelle piazze che qualcuno già dimentica, la gente come noi non molla mai, quindi evita. La gente trema perché siamo dappertutto, dall'America all'Olanda, da Bari alla Liguria, dalla Toscana al Veneto, da Roma alla Germania. Mitico c'ha nel po' ci fa sentire tutti quanti a casa, perché siamo tornati e non ci fermeremo. Il sangue rosso nero e vi travolgeremo, bandiera al vento non abbiamo tolte, sai, Foggia siamo noi, non dimenticarlo mai.